facendo una campagna elettorale per la Puglia, ma la Puglia sa bene che deve vincerla questa campagna elettorale anche per il Sud. Comprende di avere delle responsabilità, non ci si può accontentare di essere la regione più, in questo momento, più adempiente tra le regioni del Mezzogiorno e quindi fare i primi nella classe solo all'interno dell'edificio che ci è stato costruito intorno, ma ha il dovere di assumere, ovviamente sperando di essere immediatamente superata da altre regioni, diciamo chiaramente, ha il dovere di assumere la leadership politica di rappresentanza di tutto il Mezzogiorno e lo deve fare secondo uno schema che stiamo seguendo da molto tempo, cioè le cose di cui stiamo parlando oggi non sono nate per l'occasione. Oltre agli anni, diciamo, di lavoro comune col Partito del Sud, c'è ovviamente quello schema che è tutto interno al Partito Democratico, che partiva da una manifestazione che facevamo qualche anno fa che si chiamava Mezzogiorno di Fuoco, che misurava la forza del centro-sinistra del Mezzogiorno di consolidare prassi di lavoro comune. In questi giorni si sta svolgendo per esempio la conferenza Stato-Regioni che deve intervenire sulla regolazione dell'impatto del patto della legge di stabilità sui bilanci delle regioni e devo dire noi facciamo ancora fatica a concepire dentro una conferenza Stato-Regioni un coordinamento delle politiche delle regioni del Mezzogiorno, non perché abbiamo una visione meridionale del paese, ma perché pensiamo di avere subito negli anni troppe discriminazioni sul Fondo Sanitario Nazionale, sulla ripartizione anche dei fondi europei. Io ricordo che qualche anno fa la tentazione di buttare la mano nella tasca del Mezzogiorno dei fondi sulla coesione è stata portata a termine da Tremonti, il quale ha pagato le sanzioni degli allevatori del nord per le quote latte infrante, hanno utilizzato questo denaro per altre questioni. Ancora adesso c'è un tesoretto di più di 40 miliardi di euro che hanno una destinazione per legge per il Mezzogiorno, credo siano 45-46 miliardi di euro. E siccome vediamo che nessuno fa nulla su questi 45-46 miliardi di euro, che sono poi la discussione sul Ministero del Mezzogiorno nella sostanza, anche se il tutto appare ancora abbastanza incerto, siamo preoccupati del fatto che anche dentro il centro-sinistra non ci sia un dibattito sul Mezzogiorno dotato della forza e della lucidità sufficiente a cambiare le sorti della battaglia. Cioè anche dentro il fronte del centro-sinistra il Mezzogiorno è tra virgolette la cosa meno importante in questo momento e devo dire che tutto questo non ci soddisfa ed è la ragione per la quale vengo definito meridionalista. In realtà io ho sempre lavorato per la Repubblica Italiana nelle varie vesti che ho ricoperto e sono uno che non ha mai ragionato con nord, sud e centro, però è evidente che l'articolo 3 della Costituzione parla chiaro e quando ci sono ostacoli nella realizzazione del principio di uguaglianza la Repubblica deve rimuoverli, è un obbligo giuridico di rimuovere questi vincoli e certamente non si rimuovono queste differenze rimanendo indifferenti alle zone sottoutilizzate, vengono così chiamate, tra le quali appunto c'è il Mezzogiorno. E dunque noi facciamo questa campagna elettorale in Puglia con l'intenzione, se la vinciamo, di combattere anche per il Sud e di combattere come usiamo fare qui in Puglia, cioè non a chiacchiere ma in concreto. Un'altra cosa che voglio dire è che il Partito del Sud ovviamente viene tra virgolette custodito qui in Puglia ancora come una possibilità, un embrione di un essere vivente meridionalista che secondo me ha molta importanza, tanto più che adesso mi trovo con una serie di strani personaggi che girano con delle felpe colorate che cambiano per ogni regione, come si vendevano
non so se nelle feste popolari si vendevano quelle macchine che affettano le zucchine, che cercano di infinocchiare le massaie, che peraltro pugliesi difficilmente si fanno infinocchiare, essendo notoriamente i veri leader delle famiglie pugliesi. Ma dicevo, se qualcuno pensa di farsi un giretto qui per vendere qualche aspirapolvere che evidentemente dal nord non si prendono più, si è sbagliato, perché è assolutamente evidente che non si può vestire una svolta neofascista della Lega Nord, non la si può certamente contrabbandare per un improvviso interesse per il Mezzogiorno. È chiaro che si fa riferimento a tutto quello strano mix che io ho definito sempre in epoca non sospetta, una specie di criptofascismo del Mezzogiorno, nel quale Salvini si sta andando a buttare con assoluta consapevolezza di andare a buttarsi dentro quelle frange fiancheggiatrici qualche volta anche della criminalità organizzata, perché la differenza spesso tra questi gruppi è infinitesimale, e devo dare atto proprio al Partito del Sud invece di avere tenuto in questi anni ferma la battaglia del meridionalismo dentro un processo progressista, e quindi non avendo la tentazione di mettere insieme mondi meridionalisti in maniera indifferenziata. Ecco, il meridionalismo ha bisogno di precisione e di differenziazione, perché chi si butta sul meridionalismo pensando di farci su una camminata come su un tassì si è sbagliato. Alle volte si paga in termini di forza elettorale, come nel caso del Partito del Sud, ma si lavora teoricamente e praticamente e politicamente a creare alleanze nell'attesa che questo movimento possa crescere, legittimarsi, anche collaborando con partiti come il Partito Democratico, che obiettivamente non sempre al meridionalismo hanno dato sufficiente spazio. Io so che questo legame deriva da una storia nostra, cioè di relazioni nostre che hanno riguardato il Partito Democratico della Puglia e del Partito del Sud, non è così ovunque, e significa che il lavoro politico è in corso, e questo lavoro politico deve entrare dentro la campagna elettorale. Lo dico a Titti De Simone, perché questo libro ovviamente che ha la mia introduzione e quella anche di Luigi De Magistris è un libro prezioso, soprattutto perché corrisponderà poi alla presenza dei meridionalisti dentro i forum che costruiranno il programma. Possiamo dire che questi forum ovviamente non li possiamo fare negli stadi, le richieste di partecipazione, lo possiamo già dire da adesso, sono spaventose, cioè abbiamo migliaia di persone che vorrebbero partecipare, e dobbiamo cominciare a dire che ovviamente questa partecipazione, almeno in questa fase elettorale, dovrà essere misurata, insomma, resa compatibile con le energie di cui disponiamo.